Comau è un'azienda che ha 50 anni, pensate, e si occupa di automazione. È una grande utilizzatrice di Industria 4.0, è un grande patrimonio industriale dell'Italia. Questo patrimonio industriale dell'Italia, Stellantis ha deciso di venderlo a un fondo americano. La storia è molto simile a quella che abbiamo visto di Magneti Marelli. Sono fondi che comprano a leva, cioè indebitando la società, estraendone tutti i benefici e danneggiandolo. Comau fattura nel mondo 1 miliardo e 100, ma in Italia molto poco. Fatturava 200 milioni, è arrivata a 160 milioni. E dunque già in atto una delocalizzazione massiccia dall'Italia. Io penso che questa cosa non è accettabile. Non credo che sia accettabile continuare a svendere, a far distruggere gioielli dell'industria italiana che sono importanti non solo per l'occupazione che generano, ma per tutto quello che deriva dalla loro capacità innovativa. Credo dunque, che il governo debba applicare il Golden Power, lo può applicare perché io ho fatto una norma che estendeva l'utilizzo anche alla tecnologia, all'automazione, lo può applicare perché è una società, un fondo di investimento americano l'acquirente. Lo deve fare per non ripetere Magneti Marelli e lo deve fare anche perché, francamente, il modo in cui Stellantis si sta relazionando con l'Italia è ignominioso. Il governo non è stato neanche avvertito su Comau. La produzione Stellantis globale, diciamo, di tutti gli autoveicoli, è scesa del 25%. Questo vuol dire che rispetto al periodo di Marchionne è la metà. Non possiamo andare avanti in questo modo perché le aziende sono posti di lavoro, know-how, sistema paese e se noi non consideriamo l'impatto sociale, culturale, innovativo che ha un'azienda e pensiamo che sia solamente un asset che può essere spostato da un posto all'altro, depredato dai brevetti, chiuso, beh, noi ripetiamo gli errori che in questi 30 anni hanno portato non solo all'impoverimento della classe media, ma dare la sensazione che per i grandi capitalisti tutto sia possibile e niente debba essere regolato. E non è così, neanche per un liberale, perché nessun liberale vede il mercato come se fosse un dogma assoluto. Allora in questa vicenda di Comau c'è molto in gioco, molto più di quello che si possa immaginare.